Salvatore Messina è il direttore generale dell'ASP di Agrigento e a lui chiediamo quali sono le novità, soprattutto sul campo del potenziamento dei servizi al cittadino riguardo anche alla diagnostica. Intanto desidero fare una precisazione, io sono il commissario straordinario dell'ASP di Agrigento e non il direttore generale. Nell'ambito della diagnostica l'ASP di Agrigento ha in fase di installazione tre nuove risonanze magnetiche nei comuni di Agrigento, Licata e Canicattì, ha in fase di installazione una nuova TAC nel comune di Sciacca e abbiamo in fase di indizione una gara per la realizzazione, per la installazione non solo nell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento perché siamo capofila, ma anche nell'azienda sanitaria provinciale di Siracusa un acceleratore lineare. Questo sul piano della diagnostica strumentale. Poi, come tutte le aziende sanitarie, abbiamo una serie di progettualità nel territorio che sono rivolte al potenziamento delle apparecchiature elettromedicali negli ambulatori all'interno dei distretti sanitari di base. Visto che stiamo parlando di offerta al pubblico, mi piace in questa occasione rimarcare invece una cosa alla quale tengo moltissimo, che è il progetto che stiamo realizzando con il comune di Bivona. Abbiamo con il sindaco della città di Bivona stretto un accordo di partnership sulla base del quale, superando in questo modo tempi lunghi che ci deriverebbero dal gestire personalmente la parte della realizzazione degli adeguamenti strutturali di uno stabile, l'ex tracomatosario di Bivona, stretto un accordo per il quale il Comune si farà carico di adeguare al disposto del decreto assessoriale del 99 questi locali che ho appena detto per l'installazione all'interno degli stessi di una residenza sanitaria per anziani con 20 posti per anziani e 20 per affetti da Alzheimer, e noi indiremo una gara per la gestione di questa RSA. Questa cosa ci permetterà entro la fine dell'anno di avere già all'interno della struttura i ricoverati. In questo modo, facendo fronte ad un'esigenza di offerta di posti che nella provincia di Agrigento è particolarmente carente.